era un po' che mi mancava un po' il gol sicuramente perché l'anno scorso ne avevo segnati 7 e mi mancava, però non ho mai perso la fiducia, mi sono sempre allenato forte per poter tornare a segnare, anche nei momenti dove magari non mi sentivo proprio al top, però ho continuato con fiducia, con consapevolezza e alla fine il gol è venuto, soprattutto un bel gol. E quindi sono doppiamente felice. L'anno scorso mi era capitato di farlo in Coppa Italia con la Roma, di sinistro, però in mezzo all'area. E sì, sinceramente credo che sia, no, senza credo, è il gol più bello della mia carriera, sì. Mi dispiace perché Gallo ha preso un palo, poi un'altra occasione incredibile. Simone una di testa, l'altra gliel'ha tolta proprio Gallo, ne parlavamo prima nello spogliatoio. Ci risolveranno le partite quelle più difficili, sicuramente, come è successo a Verona Simone, altre volte Gallo. Ben venga che sia così, nel senso che quando magari con le squadre meno blasonate segnano altri, però nelle partite che contano sono convinto che i grandi attaccanti vengano fuori. Contano i 3 punti, conta non prendere gol, non l'abbiamo preso, ha cambiato due o tre interpreti tra cui il sottoscritto e credo che ha avuto risposte positive, la gente si è divertita, 3 gol. E noi ne usciamo anche con più autostima, quindi tutte cose positive. Vorrei fare un appello, non appello, però insomma di cercare di guardare la classifica alla fine. Veramente è difficile perché uno da domenica a domenica la guarda. Quando eravamo sesti una giornata, anche se non ho giocato benissimo, tutti entusiasti. Adesso magari vedi questa situazione che ci sono tante squadre. Il nostro obiettivo è lottare fino alla fine, provare a lottare fino all'ultima giornata. Quindi io dico di aspettare l'ultima giornata, di comunque cercare di la stampa, tutto l'ambiente, i tifosi che sono stati splendidi, insomma di starci vicino anche quando magari, io spero di no, che magari staremo un po' più in basso, le situazioni quando staremo un po' più alto, perché quest'anno il campionato è veramente particolare, lo avete notato anche voi. Quindi a questa domanda rispondo che il salto di qualità lo vedremo alla fine, lo vedremo alla fine, quindi abbiamo bisogno di sostegno da parte di tutti. E io credo che poi lotteremo fino alla fine per l'Europa. Una squadra che vuole lottare per obiettivi importanti deve avere due o tre alternative importanti e noi 3 per 2 posti, quindi l'importante è che il Torino vinca, che sia sempre in palla. Quindi è bello che, come hai detto te, quando uno entra poi faccia bene. È una gara delicata, è inutile nasconderci, comunque la Lazio in casa è forte e ce l'andiamo a giocare. Sicuramente consapevole della nostra forza perché sicuramente questa partita ci ha dato grossa autostima, ma anche la partita con la Juve, col Milan, a Sassuolo abbiamo perso rosicando, scusate il termine, proprio clamorosamente, quindi l'autostima c'è, manca poco tempo sicuramente, quello bisogna recuperare bene, però per me è una partita ovviamente mai banale perché è la mia, tra virgolette, mamma calcistica e vedremo.